tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Tamponamento sulla Flaminia a Rosciano, i feriti lievi portati al pronto soccorso di Fano. Paura per un autocarro in fiamme sulla superstrada Fano-Grosseto. Ecco la nuova ASET, Riginelli eletto presidente. La passione di Cristo nel presepe di San Marco e le festività pasquali, prevista un'apertura straordinaria. La colazione di Pasqua è una tradizione che si rinnova nel tempo. Compie 102 anni la signora Bianca Zandri, festeggiata da amici e parenti. Buonasera, benvenuti a Occhio alla Notizia. Iniziamo con la cronaca e con un tamponamento che ha visto coinvolti 4 autoveicoli questa mattina lungo la Flaminia a Rosciano. Vediamo. Tamponamento a catena questa mattina, poco dopo le 8.30, sulla via Flaminia al chilometro 280, nei pressi di Rosciano. 4 auto danneggiate, alcuni feriti lievi, e questo il bilancio. Per i residenti la colpa è da attribuire ai cassonetti della raccolta differenziata posizionati sul ciglio della strada. Il tamponamento infatti è avvenuto proprio mentre un camion dell'ASET era fermo per la raccolta. Una Suzuki Vitara con alla guida una donna fanese di 43 anni era ferma infatti dietro il mezzo dell'ASET in attesa che questo terminasse le operazioni, così come altri veicoli dietro di lei. Ma una Fiat 500 condotta da un 18enne di Fano ha tamponato una Citroen C2 condotta da una cittadina moldava di 33 anni che per l'ulto ha tamponato una Polo di una 50enne fanese che a sua volta ha tamponato la Suzuki ferma dietro il raccoglitore. Gli occupanti dei 3 mezzi tamponati sono stati tutti trasportati per accertamenti al pronto soccorso di Fano, mentre nessuna conseguenza è stata riportata dalla conducente del fuoristrada. Quei bidoni vanno spostati subito da lì prima che ci scappi il morto, afferma una residente che ogni giorno in quel tratto di strada ne vede tante. Sul posto per regolare il traffico, che vista l'ora ha subito notevoli rallentamenti, ed eseguire i rilievi necessari, 2 pattuglie dei vigili urbani di Fano, oltre ad una squadra dei vigili del fuoco, per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. E un autocarro Fiat Ducato con cabina a 3 posti e cassone ha preso fuoco poco dopo le 13 di oggi lungo la superstrada E78 all'altezza della frazione di Lucrezia di Cartoceto. L'autista del mezzo ha detto ai soccorritori di aver avvertito una forte vibrazione e poi un colpo secco. A quel punto ha raggiunto la prima piazzola di sosta per controllare il mezzo. Pochi istanti e le fiamme hanno iniziato a interessare il vano motore per poi divorare tutto quanto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Fano, allertati dallo stesso autista, e la polizia stradale, illeso il suo conducente. E naturalmente nasce la nuova ASET dopo la fusione con la holding. Stamane il sindaco Seri e il nuovo direttivo hanno fatto il punto della situazione. C'era per noi a seguire il tutto Fabrizio Naticchi. Una fusione necessaria, quella tra ASET Holding e ASET SPA, per migliorare maggiormente i servizi e i benefici al cittadino, primo fra tutti la riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti, che attualmente avviene in Romagna e che, se svolta nel nostro territorio grazie ad un gestore anaerobico, porterebbe una notevole diminuzione anche sull'imposta pagata dai cittadini. Il motivo principale era quello di liberare delle nuove energie e di in pratica economicizzare determinati servizi e rapporti. Penso che sia stata scelta la strada giusta, perché il far confluire le energie di 2 realtà già importanti in un'unica realtà penso che abbia dato un valore aggiunto anche a tutto quello che ruota intorno alla Valle del Metauro e tutti i comuni che ne fanno parte.
Un'azienda definita gioiello dal sindaco Seri che, anche grazie alla partecipazione consapevole e sensibilità in materia dei cittadini fanesi, ha portato Fano al primo posto tra le città con numero di abitanti compreso fra 50 e 100.000, con il 75% di raccolta differenziata nel territorio comunale. Nuovo direttivo e ridistribuzione della proprietà, dunque, che rimane interamente pubblica e che vede il 70% in mano alla città della Fortuna e il restante 30% ai comuni restanti. Un nuovo piano industriale che terrà conto anche dell'economia organizzativa e gestionale del personale, con l'unione di alcuni uffici e garantendo il ciclo dei posti di lavoro in un'ottica orientata all'ottimizzazione delle risorse. Secondo me queste cose vengono fatte solo ed esclusivamente quando c'è un'educazione ambientale elevata, quindi quando le persone per prime si rendono conto di quello che possono fare e che possono e che devono fare per migliorare l'ambiente, la propria salute, la salute dei propri figli, il futuro dei propri figli. Sicuramente ci deve essere un connubio virtuoso tra chi gestisce determinati servizi e fa in modo che questo modo di operare sia anche economicamente conveniente a questo punto e che sia facilitato comunque il cittadino nel poter porre in atto questi comportamenti virtuosi. Quando si uniscono queste due cose poi vengono fuori questi risultati, quindi penso che il merito sia dei cittadini fanesi come di quelli degli altri comuni. Mi auguro e spero che queste percentuali aumentino, anche se sono percentuali estremamente importanti e quindi anche difficili da migliorare. E da canto mio posso dire, e dal Consiglio di amministrazione tutto, che faremo di tutto perché la coscienza ecologica e ambientale dei cittadini fanesi sia agevolata da questo punto di vista, con i servizi che cercheremo di migliorare e con anche delle nuove e innovative proposte che al momento proporremo. Ed ora parliamo di edilizia scolastica e di adeguamento sismico. Dopo l'Istituto Battisti, ora tocca a un'altra scuola della nostra città, la Gandilio. La sicurezza dei nostri ragazzi alla luce dei recenti eventi sismici che hanno interessato anche la nostra regione è una priorità che non può attendere, a ribadirlo il sindaco Seri stamattina riferendo alla stampa in materia di adeguamento sismico delle scuole fanesi. In particolar modo oggi l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi ci ha guidato all'interno dell'Istituto Gandilio dove, approfittando dello stop delle lezioni per la pausa pasquale, un team di ingegneri e geologi stanno esaminando la struttura. Il primo passo è conoscere come è fatta la struttura. Il secondo passo è individuare le attività da fare, soprattutto nelle strutture in cemento armato. Il terzo passo è quello di destinare soldi, fondi, raccoglierli magari a quelli che li dà lo Stato, perché i comuni a volte non riescono a far fronte a tutto questo. Noi però con serietà stiamo cercando anche di trovare risorse nostre. Gli esperti stanno effettuando prelievi di campioni in sezioni cilindriche del cemento armato, uno ogni 300 metri quadrati, in corrispondenza delle strutture portanti, che verranno esaminati per individuare gli interventi da mettere in pratica. La struttura, risalente agli anni 60, non è antisismica. La normativa in materia risale infatti al 1983, ma grazie alle nuove tecnologie e ai giusti adeguamenti potrà diventarlo a tutti gli effetti. Tutto questo serve per capire la vulnerabilità sismica di questo edificio e per capire gli interventi che dovremo programmare da qui a qualche anno. Questo comune lo sta facendo prima che arrivasse, diciamo, la sensibilità dovuta al terremoto, perché ogni anno dal 2015, da quando questa giunta quindi è in campo, ha fatto un'attività sistematica, un edificio all'anno, e quindi partendo ovviamente dagli edifici più grossi, e le scuole medie della città di Fano sono questi. Quindi serietà, competenza e anche tranquillità, perché i risultati che stanno venendo fuori sono dei risultati che ci fanno star tranquilli. Ed ora apriamo la pagina dedicata alla Pasqua, partiamo dai flussi turistici, strutture ricettive fanesi quasi piene per riempirle, completarle, si aspettano però i last minute. Vediamo anche le offerte e che cosa offre la città a turisti e viaggiatori.
Il lungo ponte di Pasqua è alle porte. Alberghi, campeggi e città si apprestano ad accogliere i vacanzieri pasquali, tirando a lucido le strutture e facendo le prove generali per la stagione turistica prossima a venire. Luciano Cecchini, di Alberghi Consorziati, esprime un cauto ottimismo. Ricominciamo a vedere gli stranieri, tedeschi e austriaci con olandesi e inglesi, ci dice, che stanno dirottando le loro vacanze nel bel paese. Il lavoro di promozione della Regione Marche tiene ed i frutti si incominciano a vedere. La paura delle scosse si allontana sempre di più. E anche le strutture ricettive cittadine hanno prenotazioni per l'80% della loro capienza. Si aspettano però il last minute, ma qui, ahimè, c'è la nota dolente che si chiama Fano Grosseto. Per noi, continua Cecchini, è una spina nel fianco, siamo molto penalizzati rispetto alle basse Marche che hanno invece la Quadrilatero. Ma per chi viene a Fano in queste giornate, oltre a mare, buon cibo e entroterra, che cosa si può trovare? Ci risponde l'assessore alla cultura Stefano Marchegiani. Beh, oltre al Museo della Flaminia, che sta riscuotendo un grande successo, che ha il compito con i suoi contenuti tecnologici, interattivi, web, la Chiesa di San Pietro in Valle, che è un capolavoro dell'architettura manierista e barocca, e poi la novità che andiamo a illustrare un pochino meglio oggi e che è stata inaugurata ieri, questa mostra, Rinascimento Segreto, curata da Vittorio Sgarbi, che si articola su tre città, Urbino, Fano, Pesaro, ed è un primo straordinario esperimento di bigliettazione unica, nel senso con un biglietto a prezzo intero di 10 euro, ridotto 6 euro, si potrà visitare per giorni, perché questa mostra dura 4 mesi, un'opportunità grande perché sono circa 100 opere che analizzano un periodo della storia italiana straordinaria, e non solo italiana, a cavallo tra 400 e 500, opere peraltro segrete, nel senso che non si vedono nelle collezioni pubbliche, derivano da collezioni private, da fondazioni bancarie, da altri istituti che le hanno prestate, e quindi è un'occasione abbastanza rara di entrare in contatto con grandissime opere di grandi talenti non a disposizione abitualmente dei musei. Una volta finito lo splendido percorso all'interno della mostra si accede a un cortile stupendo che è un piccolo gioiello nel gioiello di Fano. Sì, si ha la possibilità, uscendo, di apprezzare la Corte Malatestiana con i suoi resti archeologici in un percorso che poi, attraversando, la porta alla piazza 20 settembre, quindi un circuito molto, molto affascinante che abbiamo a disposizione per questa mostra. E tra le mete da mettere assolutamente in agenda per queste festività pasquali non può anche mancare il presepe di San Marco, vediamo perché. Ce lo invidiano in tutta Italia e sia le reti nazionali Rai che Mediaset gli hanno dedicato fior fior di servizi. Stiamo parlando del maestoso ed imponente presepe di San Marco che per questa ricorrenza apre le sue porte a turisti e visitatori. Migliaia di accessi anche in questo periodo, ogni anno, perché il presepe di San Marco non è solo natività, pastori e re magi. Negli oltre 20 diorami c'è raffigurata la vita, la passione e la morte di nostro Signore Gesù Cristo. Imperdibile, quindi, una sua visita in queste giornate. Teniamo aperto per il giorno di Pasqua, il lunedì dell'Angelo, anche il martedì, perché da noi è ancora un po' mezza festa, in tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19 è possibile appunto ancora fermarsi un po' perché appunto possiamo presentare, come già molti conoscono, le scene della passione, morte e resurrezione del Signore che quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di portare a compimento. Dal Giovedì Santo, in questa meravigliosa scena dell'Ultima Cena, dove viene anche raffigurata la lavanda dei piedi, e poi ecco, a seguire tutte le varie fasi del processo civile e religioso, il viaggio di Gesù al Calvario, i vari momenti, i vari personaggi. Alcune scene sono realizzate plasticamente, Gesù nell'orto degli ulivi, ecco, Pilato e poi davanti al sommo sacerdote, alcuni altri momenti sono raffigurati in maniera sempre eccellente dal nostro bravissimo decoratore e quindi c'è tutta la Via Dolorosa. Per arrivare al Calvario, una scena davvero che abbiamo curato in maniera suggestiva, la morte del Signore nel momento in cui ecco, trema anche la terra, l'effetto del terremoto. E poi con il
il silenzio, ecco, meglio prima Gesù che viene condotto al sepolcro, il silenzio del Sabato Santo e ecco, la resurrezione, alla quale abbiamo voluto dare un tono, diciamo così, di attualità, no? Sì, perché il presepe non è soltanto scenico, ma è anche un messaggio che vogliamo dare. E allora non a caso, sopra il sepolcro che si apre, dove è possibile vedere, ecco, la sindone, vedere meglio i teli, diciamo, dai quali la morte si è liberata, e sopra abbiamo voluto rappresentare il campanile di San Patrignano, per dire la nostra città, e dietro la raffigurazione di Monte Giove, per dire la resurrezione è in mezzo a noi, Cristo è risorto in mezzo a noi. Diorami bellissimi al presepe di San Marco, complimenti anche agli artigiani che se ne prendono cura e che li realizzano. Chiudiamo la parentesi dedicata alla Pasqua parlando di tradizioni gastronomiche, naturalmente la colazione del giorno di Pasqua, una tradizione importante, e vediamo che cosa bisogna mettere sulla tavola, scopritelo insieme a noi. Brunch e colazioni salate non sono una prerogativa tutta anglosassone, esistono anche nella tradizione gastronomica italiana, anche se, di norma, un solo giorno all'anno, la mattina di Pasqua. Stiamo parlando della colazione pasquale, rituale molto diffuso, soprattutto nel centro Italia e nelle Marche. Una rottura del digiuno, fortemente simbolica, e per quanto sia solamente il preludio di un ricco pranzo di festa, è molto abbondante e ricca di tante portate, con prodotti di stagione e del territorio. Ma quali sono gli ingredienti che non possono mancare nella tavola della colazione del giorno di Pasqua? Per la Pasqua è classico nella nostra provincia, in molte case, in qualche trattoria, qualche osteria, cucinare ancora la colazione di Pasqua. Tutto parte dalle uova benedette che vengono messe al centro del tavolo quando il prete viene a benedire la casa. Con queste uova vengono confezionate le cresce di Pasqua, si aggiunge un qualche salume alla cresce di Pasqua, si fanno queste uova, si fanno sode. I salumi che vengono aggiunti sono il salame, la lonza o capocollo o scalmerita, dipende in che zona della provincia ci troviamo. Con le uova poi si possono confezionare frittate con gli asparagi, il pecorino che si può mettere su crostini di pane un attimo nel forno e accompagna le coratelline d'agnello, che sono il fulcro di questa colazione del mattino. Tutto questo è accompagnato dai vini nostri, i vini della provincia, i nostri vini bianchi, non c'è niente da dire. A partire da San Bartolo, arrivare qui alla Valle del Cesano, la Valle del Metauro, che dal nome è un vino fantastico, vino bianco leggero, questa colazione del mattino, che può essere del mattino, ma se il mattino è inoltrato potremmo anche stappare una bollicina. E chi è che magari appunto non gradisce, c'è sempre la colomba, che è un sinonimo di dolce pasquale, di felicità e di festa, oggi confezionata anche da noi, perché i nostri pasticcieri, i nostri panettieri, tutti confezionano le loro colombe e hanno la garanzia che sono fatte da pochi giorni. Comunque auguro a tutti una buona Pasqua, buona colazione, ma anche un buon pranzo di Pasqua con i cappelletti, i passatelli, tutte le cose buone, i pesci, quello che vuoi. E cambiamo argomento. Ha preso il via nelle scorse settimane il corso gratuito di autodifesa organizzato dai comitati regionali Marche e provinciali Pesaro Urbino dell'Unione Sportiva ACLI e ASD Know Yourself. L'iniziativa prevede un incontro a settimana per un totale di 8 lezioni. Durante le lezioni si potranno approfondire vari aspetti individuali, quale l'atteggiamento da tenere nei confronti dell'aggressore, come controllare il proprio corpo in alcuni modi semplici, anche per liberarsi da alcuni metodi di percussione. Il corso, dicono il presidente regionale Pasquale Prudenzano e il presidente provinciale Mirko Brualdi, costituisce ad aumentare la propria autostima e la consapevolezza di poter affrontare situazioni spiacevoli controllando le emozioni con la capacità di reagire in modo razionale e concreto. L'iniziativa si svolge in via Flaminia 284 a Cucurano di Fano. Ed ora concludiamo con un lieto evento, la festa per i 102 anni della signora Bianca Zandri, che anche quest'anno ha voluto festeggiare il suo compleanno insieme alla famiglia e anche con noi. Vediamo.
Compleanno ultracentenario, sono ben 102 le candeline che oggi pomeriggio la signora Bianca Zandri, come ogni anno, ha spento insieme a noi, che incuriositi abbiamo cercato di carpire qualche segreto. Tutti e niente, ce n'è manco un, boh, nessun segreto, tutta roba naturale, normale, boh. Quei segreti a mezzo. Tutta roba naturale, tutta roba di campagna, la nostra, che facevano le case nostre. Ognuno c'aveva l'orticello, ognuno c'aveva il per suo. E allora si mangiava così. Si andava a cercare adesso l'antipasto e quel prima e quel dopo. E per calea, per crescere. E non usava quella roba quella. Una lucidità mentale sorprendente. Bianca è una persona molto attiva e partecipe, ma soprattutto la sua allegria e simpatia sono veramente contagiose. L'età quella, alla nostra, ce n'era poche anche di ragazzi. Se ce n'avevi un già, era qualcosa. E non è come adesso, che ogni minuto cambia moroso, marito, tutto. Invece quella volta una cosa seria era quella. Ti piaceva un ragazzo, era quello da tirare avanti, capite? E non c'avevi altri aspetti, altri progetti. E adesso è tutto diverso, non so. Fin da giovane ha sempre abitato in via Giordano Bruno, a Fano, e dopo aver perso i genitori da piccola ha lavorato in filanda, occupandosi in prima persona del resto della famiglia. Io a 12 anni andavo in filanda, perché eravamo senza padre e senza madre. C'erano morti i genitori. Mio padre è un incidente, mia madre la clavolta c'era il TBC, poretta a 40 anni è morta, dopo mio padre ha avuto l'incidente col terremoto del 30, lavorava in un palazzo, in due remi da casa, è caduto da in alto e è morto subito la sera. E allora ancora tanti auguri Bianca e ovviamente ci vediamo tra un anno. Noi giovani, quali consigli, che consigli ci dà per arrivare così come lei? Saboni. Sinceri, lavoratori, se c'è il lavoro non c'è adesso magari, ma almeno la vita buona, sana, no quella da adesso, solo la ruba, pensano tutti, ha fatto tutti i soldi a ruba, ecco come si fa, alla notte invece da dormire vanno tutti a ruba, la marito ma la moglie ma sono mai più lì, ecco che quella è la vita adesso, ma voi a te le piace questa, no? Gli auguri a tutti di star bene e di essere buoni e onesti. Auguri alla signora Zandri anche da parte di tutta la redazione di Occhio alla Notizia. Dopo di noi in diretta la Via Crucis con il Papa dal Colosseo di Roma. E questo è davvero tutto per oggi, grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona Pasqua a tutti voi, il TG Occhio alla Notizia torna martedì sera puntualmente alle 20:30. Arrivederci.